Buongiorno cari amici di LRM Web TV, una seconda puntata di questa mattina con Laurana Laiolo. Ringraziamo per la sua disponibilità, perché con questa conversazione stiamo affrontando un percorso. Siamo in vigna, ma siamo anche intorno alla vigna, ci stiamo guardando intorno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo e il paesaggio hanno lavorato tanto nella collina, ma l'uomo può far di più anche per il suo paesaggio urbano, per il suo contesto in cui vive, perché migliorare l'esistente, a volte con pochi accorgimenti, può essere davvero un fatto di civiltà, di educazione, di formazione per le nuove generazioni. Buongiorno Laurana e grazie per la tua presenza. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, questo paese e paesaggio, no? Questo termine paese che deriva da paesaggio ed è parte integrante del nostro patrimonio. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, perché se tu guardi l'origine del termine, io sono molto attenta a queste cose perché spiegano molto il significato storico anche. Paesaggio viene da paese, cioè è il paese intorno a cui si forma un contesto di ambiente e di natura, ed è il paese che guarda quel paesaggio, cioè nel paesaggio c'è sempre stata la presenza dell'uomo, tanto più lo sguardo dell'uomo e della donna, tanto più il nostro paesaggio che è formato dal lavoro agricolo. Sai che io amo molto la definizione, il riconoscimento del patrimonio dell'umanità. E nel riconoscimento si legge: le colline ben coltivate offrono un panorama in cui sono riconoscibili le antiche divisioni di proprietà con costruzioni che caratterizzano la visione spaziale, villaggi sulla cima delle colline, castelli, chiese romaniche, cascinali, ciabot, cantine, stabilimenti vinicoli, luoghi di distribuzione commerciale di vini ai margini delle vigne. È una descrizione perfetta del paese e del paesaggio. E noi dobbiamo in questo senso focalizzare molto l'attenzione sul termine paese e sul contesto paese. Perché se guardi i nostri paesi da lontano sono tutti bellissimi, hanno una posizione triangolare con al centro il campanile che si vede da lontano, ed è la connotazione di quel paese. Paese raggruppato in quello che poi l'UNESCO ha definito centro storico di quel paese. È vero che i paesi sono molto cambiati, si sono trasformati, si sono adeguati alle esigenze della vita di oggi, quindi io ho intitolato la rivista Culture, un paese ci vuole, che dà conto dell'esito della 12ª edizione del Festival del Paesaggio Agrario che abbiamo fatto insieme nel 2020, però ho anche ferito che il paese di cui parla Cesare Pavese nella Rifalò, un paese ci vuole per non essere soli, è molto cambiato. Ma sottolineiamo un po' questa frase, un paese ci vuole per non essere soli. Allora, la solidarietà di paese, il senso di comunità, sono cose che si possono anche perdere. Perché il paese si è allargato, mentre una volta era autosufficiente, si nasceva, si viveva, ci si sposava, si lavorava, si moriva tutto all'interno del paese. C'erano tutte le esigenze, erano soddisfatte all'interno del paese. C'erano le botteghe che servivano al lavoro, le botteghe che servivano all'alimentazione, c'era il mercato o vicino all'interno del paese stesso, e tutto ruotava in questo sistema.
I sociologi ci insegnano, Renato Grimaldi nella rivista lo spiega bene, che il paese è in realtà non è una società semplice, è un sistema complesso, sociale, economico, culturale. Allora il paese ha la sua storia, il paese ha una sua economia connotazione, il paese è un insieme sociale. Dopo questa pandemia noi avremo molto bisogno di socialità e di ricostruire la comunità, perché un anno e mezzo di isolamento come questo ha veramente gli spazi sociali. Allora, il paese di per sé può essere un modello. Nel festival noi abbiamo lavorato molto con gli esperti, con gli economisti, con produttori, con amministratori per individuare linee nuove di sviluppo. Noi ci crediamo, certo. Facciamo queste operazioni culturali perché ci crediamo. Ecco, dove cosa possiamo proporre per lo sviluppo dei paesi? Beh, prima di tutto constatare che la pandemia ha indicato come la concentrazione urbana sia un veicolo di pericolo. Questo non vuol dire che poi da città tutti vanno a stare in campagna, ma che ci può essere l'esigenza di alcune fasce di popolazione di avere un rapporto diverso con la natura e con piccole comunità. Però io non credo che lo sviluppo del paese passi solo perché alcuni professionisti si ritirano dalla città e vanno a fare lo smart working nel paese. Credo che lo sviluppo del paese si basi sull'agricoltura, sulla tecnologica, ma, e insisto, sull'agricoltura sociale, sull'agricoltura di inclusione, perché la comunità con capacità di inclusione era capace di assistere i suoi anziani prima di tutto, di provvedere all'educazione dei suoi bambini come educazione di tutti, perché tutti si sentivano in dovere di fare un'osservazione a un bambino che si... e accettavano persone disabili. Allora, le persone disabili hanno degli enormi vantaggi della loro qualità di vita e anche della loro possibilità di vita. È necessario anche dotare i comuni di nuovi servizi. E in fondo il processo di urbanizzazione è così spinto anche dalla globalizzazione, poi lo vediamo in Africa in modo molto esplicito, ha portato a ritenere che lo sviluppo delle comunità rurali non avesse più senso. Le comunità, i piccoli paesi sono diventati residuali nelle strategie di sviluppo. Quindi si è persa la struttura amministrativa dei comuni, per cui i sindaci fanno anche i cantonieri. Si è persa la presenza della scuola e adesso si vede come è problematico organizzare le scuole accentrate. Quindi i paesi hanno perso grossi, importanti servizi del loro sistema complesso. Bisogna ridarglieli, certo. Bisogna andare in quella direzione e naturalmente bisogna usare tutti gli strumenti logici che oggi abbiamo a disposizione, che poi sono essenziali per esempio per la gestione dell'agricoltura, perché ormai è un'agricoltura. Quindi la banda larga non è che serva soltanto per giocare su internet, serve per lavorare sostanzialmente. Quindi facciamo un passo avanti. Il sistema complesso dei paesi aveva una sua struttura urbanistica. C'era il centro e c'erano le cascine. Quindi era una scelta o una necessità dei proprietari
i più piccoli stavano accentrati in paese, quelli che avevano proprietà più grandi si sistemavano all'interno della loro proprietà. Adesso anche i paesi hanno avuto uno sviluppo di pianura. Si sono allargati come la città. E questo allargamento anche il rapporto tra centro e periferia, perché questo lo vediamo anche in paesi piccoli. E la qualità degli ultimi 50 anni è stata una qualità che non ha tenuto conto della tipologia tradizionale del paese. Sì. Quindi la configurazione del paese si è molto modificata. Abbiamo avuto i geometri che hanno fatto le villette a schiera, hanno fatto i tetti sbalzati. Ha detto che qualche urbanista ha tentato di frenare questa tendenza. Allora, credo che sia arrivato il momento, anche per la consapevolezza che dimostrano gli amministratori, anche perché esistono delle commissioni del paggio nelle comunità collinari che controllano la tipologia edilizia, di fare un'attenta riflessione con i tecnici, con coloro che operano sul territorio, con chi ha responsabilità di gestione della comunità, per qualificazione dei paesi. Quello che sta avvenendo nella grande città, in cui si capisce che la grande città deve avere una dimensione di 15 minuti, si dice, cioè deve riprendersi la sua configurazione di quartiere con servizi adeguati al quartiere, e il paese deve fare lo stesso tipo di operazione, cioè trovare nuovamente una sua interezza, ma non chiusura, una sua interezza di propositività. Su questo ci possono aiutare molti produttori vinicoli, quelli che hanno le cantine molto rinomate anche all'estero, perché gli dobbiamo chiedere che non facciano solo la visita alla loro cantina, ma che siano promotrice dello sviluppo del paese in cui vivono, a cui sono molto legati in realtà, sono molto appassionati, perché altrimenti la loro imprenditorialità l'avrebbero espressa altrove. Bene. Quindi c'è un ci sono interessantissime. Faccio ancora un riferimento al turismo. Il turismo dalle nostre parti non può più essere solo mangio, bevo e scappo. E le strutture turistiche che si sono sviluppate sono di questo tipo. Il ristorante, la trattoria, l'agriturismo, che però lavora molto come ristorante. Noi invece dobbiamo avere una residenzialità e abbiamo un'attrattiva in certe zone UNESCO di biodiversità che affascina i popoli del nord, che hanno il grande culto della natura. Allora, porta un bambino di Milano che non conosce gli alberi, per esempio, ad abbracciare un albero in un bosco, o a vedersi passare uno scoiattolo, o apparire un daino, che è un elemento di danno all'agricoltura, ma è bellissimo a vedere, a sentire i profumi e gli odori del bosco. Ma significa che questo bambino riceve un imprinting importantissimo per la sua vita. E lo svedese che sceglie queste zone ha bisogno di questo rapporto di entrare nella natura, di non solo attraversarla, ma goderla. E quindi dobbiamo avere un'opportunità turistica anche molto interessante, ma si è già sviluppata in molte zone, con seconde case
o residenze di popolazioni, che, di gente che viene dal nord Europa e che apprezza proprio questa diversità. Poi apprezza il vino e la gastronomia, che sono comunque i veicoli più popolari in questo momento. Ma noi dobbiamo anche offrire al cittadino la bellezza, il relax che dà la natura. Esatto. Ci sono, poi c'è un esempio bellissimo di Stefano Mancuso, del naturalista Stefano Mancuso. Spiega come il bosco sia una grande società comunitaria, come ogni pianta ha le radici collegate alle altre piante. Ti faccio l'esempio della mia quercia, la rue, che non è mia, è una proprietà altrui, ma che è il monumento della riserva della Val Sarmassa, tra Vinchio e Vaglio Serra. Beh, questa quercia, quando abbiamo cominciato a parlarne, è stato oggetto anche di un racconto di Davide Laiolo, che ha ricostruito una sua storia peste, una storia dalla peste del 1623. Ma quando abbiamo cominciato a passeggiare, a leggere vicino alla quercia, a volerle bene, la quercia ha fatto intorno a sé un bosco di querce ed è diventato un luogo splendido, cui si passa coi cavalli, con le bete, a piedi, si fa il picnic, e la quercia è lì, meravigliosamente bella. La quercia, a un certo punto della sua lunga vita, ha avuto il tronco cavo e la natura le è venuta incontro, l'ha aiutata, perché c'è un sambuco nel tronco cavo che le assorbe l'umidità. E così la quercia e il sambuco vivono insieme. Questa mi sembra anche una lezione che la natura dà per essere solidi, per abbracciarci quando sarà possibile fisicamente, ma adesso almeno sentimentalmente tra noi. Certo. Beh, io... Questo racconto di questa mattina è davvero appassionante e sono sicuro che verrà compreso dai nostri videoascoltatori, che lo sentiranno e lo vedranno anche più volte. Anche perché senza questo, permettimi, romanticismo, non andiamo molto lontani. I nostri borghi hanno bisogno di essere coccolati, i nostri borghi hanno bisogno di vivere quella dimensione che è di borgo e per la quale il turista a livello internazionale viene a scoprire il nostro territorio. Sono centinaia ormai gli esempi che noi abbiamo, come sito UNESCO monitoriamo tutto il territorio da anni e abbiamo proprio capito che questa è la chiave di volta, il mantenimento di questi borghi e uno sviluppo non solo sostenibile, ma proprio uno sviluppo che vada nella cultura di identità di questi luoghi, perché hanno una diversa, diciamo, un diverso modo di presentarsi rispetto sicuramente alla città metropolitana, hanno un altro modo di essere rispetto a un altro territorio, però la qualità è una qualità che ogni borgo dimostra in maniera diversa e poi messi insieme questa solidarietà culturale che deve scaturire. Noi dobbiamo essere coloro che fanno sì che questo non cali mai dall'attenzione, soprattutto grazie ai tuoi preziosi consigli, può diventare davvero un modo per riscrivere per il futuro questi territori. Quando mi dicevi abbiamo perso alcuni servizi importanti, è vero, l'abbiamo persi perché la politica non è stata all'altezza di capire che non si poteva fare l'errore di chiudere le province o di lasciare le province a quel ruolo marginale di secondo livello che oggi tutti, dopo sette anni, perché fu a maggio del 2014 la chiusura delle province, noi a giugno divenimmo patrimonio dell'umanità. È proprio una combinazione. Analizziamo questi sette anni. Prima siamo riusciti a fare un percorso, io parlo del nostro territorio,
con le province per arrivare al riconoscimento. Da 7 anni non facciamo altro di dire nei nostri incontri: abbiamo perso quello, abbiamo perso quest'altro, abbiamo perso quest'altro. Punto. Adesso basta. Bisogna che si riparta con da quel punto lì a recuperare il terreno perso, perché tra 20 e 30 anni, non devo dire, noi non ci saremo più, ma dobbiamo lasciare un segno chiaro alle future generazioni che quello è un atto di responsabilità a recuperare le province, ma non disegnandole diversamente di come erano prima. Come erano prima andavano benissimo, perché si occupavano di strade, di pulizia, di scuole, di luoghi che adesso la regione, guardate la pandemia, ha messo una cappa su tutto, si parla solo di questo, i nostri territori sono 1 anno e mezzo che non fanno nulla, nulla dal punto di vista anche delle manutenzioni più semplici. Abbiamo strade, abbiamo territori, abbiamo cartellonistica, noi giriamo per vedere se tutto a posto, ma io faccio delle rilevazioni continue a tutti gli amministratori, solo ieri ne ho fatte 3 nel mio territorio, perché bisogna avere più cura di questo, perché ci giochiamo il futuro. Ecco cosa vuol dire. Quest'anno, secondo me, il Festival del Paesaggio, speriamo di farlo in presenza, deve essere proprio un aiuto ad aprire gli occhi, ad aprire le orecchie e da guardare all'interno della nostra cultura di buone piccole pratiche, non grandi pratiche, buone piccole pratiche di recupero di quella ruralità e di quell'ordine che i nostri vecchi hanno permesso di costruire in tanti secoli. Questo è il nostro impegno, noi lo sentiamo fortissimo. Ti dico ancora 2 cose. Sto finendo un trattato che pubblicherò il 20 maggio in una conferenza online col Ministero dei Beni Culturali, un trattato che parla dei siti UNESCO paesaggio vitivinicolo a livello mondiale, sono 12, insieme a quelli italiani, e a ognuno spiegherò il perché sono diventati patrimonio rispetto al nostro. È molto curioso, perché alla fine sono 12-15 profili di persone, di territori, che poi insieme rappresentano la vigna, ma 12-15 motivi di rappresentarla in maniera diversa. Cioè dobbiamo anche aprire la nostra mente a dire: noi siamo parte di un progetto, ma della vigna a livello mondiale, e dobbiamo lavorare poi tutti insieme a livello mondiale per mantenere questa vigna. Cioè, mi capisci, no? Dal local, certo, alla globalizzazione. Certo. Ma senza perdere, perché si parla di globalizzazione, noi dobbiamo fare le grandi cose, no? Sono atti piccoli quelli che portano poi ad arrivare al risultato, ma diventano grandi perché sono condivisi da tantissime persone. Ecco perché la tua presenza, la tua storia, il tuo amare il territorio, e quando parli del bosco, il bosco ha un ruolo, il bosco è l'arbitro di tutta la nostra partita, è l'arbitro, è colui che dispone, no? E che il garante di quel polmone verde indispensabile al nostro territorio. E quindi la quercia, il racconto della... I bambini, per farli innamorare, bisogna raccontargli queste cose, dargli questi strumenti, poi saranno loro, con gli strumenti che avranno a disposizione, che io e te non avevamo 30 anni fa, perché oggi facciamo queste riunioni, questi incontri, meno male che possiamo farli, saremmo stati solo a telefonarci, ma a telefonarci non ci sentiva nessuno. Grazie alla tecnologia riusciamo a fare delle belle cose, però abbiamo il 40% di territorio di Langhe e Monferrato non servito da internet. Noi per fare il nostro collegamento lo dobbiamo registrare, perché in diretta cade, vuol dire che siamo troppo deboli. Ecco perché. Regaliamo un PC giustamente a tutti i bambini. C'è un'iniziativa in Italia che vuole regalare ai ragazzi un PC a tutti, non solo quelli che stanno bene, quelli che stanno male soprattutto, perché devono essere collegati, eccetera. Ma mai dimenticarsi che le gambe servono per conoscere il mondo, e quindi l'intelligenza sfruttarla per quello. Quindi io davvero, Laurana, con te non è difficile. Scusami se mi sono permesso di fare questa chiosa, e ti chiedo scusa, ma lo sentiamo talmente forte noi questa passione che potremmo andare avanti 6 ore. Ecco. Io volevo chiederti ancora una cosa. Il borgo
deve valorizzare al meglio tutte le proprie bellezze. E nel borgo c'è anche chi ha il museo, chi ha la sala per ritrovarsi, chi ha il Vinchio, ad esempio, sta facendo tanti sforzi per potersi dotare, al di là delle belle cose che ha già, di un punto belvedere importante. L'amministrazione cerca, ecco. È chiaro che bisogna avere gli elementi minimi da poter offrire anche a un turista un qualcosa di culturale. Vedete com'è importante la cultura. Tu come vedi il tuo territorio, in particolare Vinchio, in uno sviluppo culturale per il prossimo futuro? Ci sono anche le forze giovani che vogliono poi alimentare questo humus, questo terreno? Io credo di sì, bisogna saperli coinvolgere, ma sai, avendo una sindaca giovane, avendo trovato l'associazione giovani e creativi, gli studenti ci sono, anche studiano in altre località, ma ci sono. Ci sarà un'operazione comune appena sarà possibile incontrarci, che è quello di trovare un nuovo spazio per la biblioteca, perché si è allargata e non sta più nel luogo in cui Bene. era stata pensata. Ma quella sala vorremmo farla diventare un museo del territorio collegata al Belvedere. E quindi raccontare la storia di un paese che poi è emblematica per la storia di altri, ma è la storia di un paese che comincia con le conchiglie fossili, con il Paleolitico, con il Pliocene astiano e poi arriva alla piccola proprietà che si è modernizzata. Io credo che i paesi possono rappresentare la città nuova di sviluppo rispetto alle stesse città metropolitane, perché è dal passato il futuro, ha un cuore antico, io dico sempre. Cioè, Certo. se tu conosci la tua origine, ti adatti alle novità. E quindi, secondo me, dopo che sono stati dissanguati questi paesi dall'immigrazione, perché è cominciato lo spopolamento dopo la filossera negli anni 30, quando si andava nelle Americhe in Australia, ma poi il vero e proprio dissanguamento dei paesi è avvenuto con l'industrializzazione, con il portarsi dal paese alla Fiat di Torino che garantiva un salario sicuro. Cioè, se ci saranno i provvedimenti, se il recovery plan lavorerà sull'agricoltura, come dice l'Europa, il momento di sviluppo. Certo. Allora, noi chiudiamo questo secondo appuntamento e siamo già collegati al terzo, come dire, perché non sarà difficile per te immaginare un terzo momento e poi il quarto. Davvero ti chiedo di lavorare come sai fare solo tu e grazie a noi anche la collaborazione, cerchiamo di essere davvero all'altezza di questa progettualità del Festival del Paesaggio Rurale. Quest'anno dobbiamo lavorare affinché i comuni recuperino questa volontà di creare cultura al proprio interno con progetti. Dobbiamo ospitare amministratori e appassionati di cultura che portino delle idee nuove. Ecco, di lì dobbiamo scaturire. Quindi Vinchio ha le sue e credo parlerà, altri comuni. Dobbiamo davvero lavorare, cara Laurana, per questo e dobbiamo essere proprio spingere, dobbiamo iniettare quegli anticorpi che ci aiutano a essere forti sulla cultura, per i paesi del futuro, disegnare i paesi del futuro. Bisogna che siano anche tenuti finanziariamente, perché tu sai meglio di me che i paesi Assolutamente sì, sono poveri. assolutamente sì. Noi abbiamo delle difficoltà, abbiamo una provincia di Cuneo, tu lo sai, che ha una fondazione che aiuta tantissimo i piccoli comuni, no? E questo è un motore, è il motore. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti deve immaginare che non può più continuare a fare a pioggia, lo dico in maniera bonaria, ma
se deve aiutare i comuni devono essere progetti dedicati come ha fatto la Fondazione Cassa del Risparmio. Bisogna fare 10 anni ad aiutare i comuni a realizzare delle belle cose. Ecco, solo piantando la pianta crescerà. Bisogna piantare dei progetti e quindi bisogna che devono cambiare anche, è quella la forza della provincia di Cuneo, lo sai, perché sono decine di milioni di euro messi a disposizione dei piccoli comuni. Persino il bando di istruzione, quello che ti aiuta a buttare giù delle brutture, a non ricostruirle o comunque a rimetterle in maniera decente, è stato un grande passaggio di civiltà, è stata una grande visione. E tutti dovrebbero farlo in un territorio come il nostro. Speriamo che le fondazioni raccolgano questa nostra. Invitiamo anche la fondazione quest'anno a fare un tavolo su questo, eh? Come organizzare i contributi per i paesi, eh? Ok? Ecco. Va bene, grazie. Grazie, grazie Laurana. Un abbraccio e a presto per la terza rubrica, terza puntata, appunto del patrimonio UNESCO. Grazie. Ciao, buona giornata a te. Grazie. Thank you.